Che cosa è piaciuto al padre? Esattamente il contrario di ciò che piace a noi. Che cosa ti piace? Ti piace essere umiliato? Ti piace essere messo all'ultimo posto? Passare come un fantasma? Essere irrilevante? Ti piace quando i fatti della vita ti rendono piccolo? Quando i fatti della vita ci rendono nepioli, secondo la parola greca? Ultimo, piccolo. Ti piace questo? Non mi piace. Non piace a un bambino, figurati. Io sono grande. Quanti bambini lo dicono? Cosa piace a Dio? A Dio piace l'essere più piccolo della terra. A Dio piace il suo figlio. L'onnipotenza di Dio è la sua capacità di essere il più piccolo. L'onnipotenza di Dio si manifesta, si rivela nel suo poter essere il più piccolo di tutti, cioè fare una cosa che nessuno può fare, perché la vera umiltà, la vera piccolezza è la potenza più grande di qualsiasi potenza umana. È più facile diventare i più grandi che diventare i più piccoli. Allora Dio è stato onnipotente perché ha fatto piccola la sua grandezza, cioè è riuscito nel miracolo di fare poco poco più di zero il suo infinito. L'infinito, che si restringe, si restringe, si restringe, si restringe, si restringe fino a diventare 0,00000000000000000000001. Perché ha fatto questo? Per mettersi sotto, in ginocchio, a quello 0,00000000001 che sei tu, che sono io. Il demonio ci ha fatto precipitare dalla grandezza della nostra piccolezza. Cioè il demonio ci ha ingannato e ci ha gonfiato una vana gloria. Gesù invece, come l'acqua, di cui parla San Francesco, che non a caso porta l'acqua a esempio dell'umiltà, perché l'acqua non va in salita, l'acqua scende sempre verso il punto più basso. Ecco, come un ruscello, come un fiume di misericordia, Gesù è sceso, sceso, sceso per mettersi ai tuoi piedi, per essere sotto il più grande dei peccatori, per essere più piccolo del più grande dei peccatori, perché nessuno potesse rimanere escluso. Questo è quello che piace a Dio, questo amore che è intessuto di verità. Non è un amore falso, non è un amore sentimentale, un amore buonista, un amore che passa solo alle cose, no. È un amore che si fa qualcosa di infinitesimamente più grande del nulla, perché nel nulla si precipita solo dopo la morte, cioè il nulla è l'inferno. Per l'uomo che sta più vicino all'inferno, hai presente quelle immagini, quelle persone che stanno per cadere in un burrone, che hanno soltanto due dita, che li tengono aggrappati, e sotto di loro c'è l'orrido. Ecco, Gesù si è fatto più sotto di quell'uomo che sta con due dita, perché quell'uomo possa essere riportato in superficie, possa essere riportato alla dignità. L'uomo era grande perché era piccolo, l'uomo era grande perché era immagine e somiglianza di Dio, perché la divinità, la bellezza di Dio riverberava e risplendeva in lui, proprio perché creatura, proprio perché piccolo, perché capace di accogliere tutto Dio, tutta la sua potenza, avendo voluto fare da solo, ingannato dal demonio, ha perduto questa prerogativa ed è paradossalmente caduto giù. Ecco, tu ed io, in questa soglia di avvento, siamo in quella situazione, con questa mano che ci sostiene dall'orrido, forse quel rapporto con quella persona, forse la tentazione della carne, la tentazione del denaro, la tentazione di farti giustizia, di chiuderti alla vita, o se ti ha chiuso la vita, la tentazione di giudicare, continuare a giudicare quel fratello, i tuoi genitori, la tentazione di chiuderti nel tuo egoismo. Sei lì. E il demonio è lì sotto a spalancare le sue fauci per azzannarti e trascinarti nell'orrido, nel buio, nel non senso, dove si perde la dignità, dove si perde la pace, dove si perde la felicità. E lo fa con l'orgoglio, sollecitando la superbia dei pensieri mondani, dell'intelligenza carnale, della sapienza mondana, che sono intelligenza e sapienza sataniche. Di fronte a quella situazione, di fronte a quella relazione, ti spinge a crederti Dio, che tu capisci meglio di tua moglie, tu capisci meglio dei tuoi genitori, tu capisci meglio di Dio che cosa è buono per te. I sapienti e gli intelligenti, a cui è sottratta la possibilità di riconoscere e accogliere il Messia, Dio con noi, l'Emanuele, perché Dio così vuole, perché questo è il suo cuore, sottrarre alla tua parte superba e pagana e mondana la visione del suo figlio Gesù Cristo, perché tu possa sentirti nudo, perché tu possa sentirti solo, la solitudine di chi è sospeso a mezz'aria tra la salvezza e la morte. Per questo in Avvento noi attendiamo, cioè siamo tesi, secondo l'etimologia della parola, a
tendere, tendere a qualcosa, tendiamo alla salvezza, tendiamo a una mano che ci tiri fuori, tendiamo al Messia, a Cristo che si fa carne, la nostra debolezza che ci viene a prendere laddove noi siamo quasi fagocitati dal pensiero satanico che ci occulta il discernimento, che ci impedisce di vedere l'amore di Dio nella nostra vita e nelle persone che sono accanto a noi come un'occasione per sentirci fortificati, per amare, per offrirci. Allora tutta la nostra sapienza è mondana, tutta la nostra sapienza è una sapienza illusoria, pensiamo di capire, pensiamo di sapere e non sappiamo nulla. Pensiamo al denaro, pensiamo al nostro futuro, progettando, sforzandoci, brigando, come dice la scrittura, che l'empio, cioè quello che ha dimenticato Dio, quello che si è fatto Dio, sul suo giaciglio non riposa come non riposiamo noi, perché sempre sta tramando per avere successo, per riuscire, spesso a scapito dell'altro, magari neanche così direttamente, ma per riuscire noi, per ottenere quello che vogliamo, per affermare i nostri criteri, passiamo sulla moglie, passiamo sul marito, passiamo sui suoi figli, i soldi, il potere, il successo. Tutto questo ci porta alla solitudine, a rimanere aggrappati con due dita alla terra, mentre tutto di noi sta precipitando, attirato da questa forza che è il potere satanico. Ma quando scopriamo di non aver capito nulla, di aver sbagliato obiettivo, cioè di aver peccato, di aver frustrato il piano di Dio in noi, allora possiamo davvero alzare gli occhi e lasciare che Cristo ci prenda, che Cristo ci ami, lasciare che Cristo scenda veramente alla nostra vita e la prenda così com'è. Lì può sperimentare il suo perdono, lì può sperimentare l'incarnazione, Dio che si fa uomo, si fa carne in una stalla di Betlemme, nella stalla tua, la mia stalla. Coraggio fratelli, coraggio, perché Dio è fedelissimo con tutti noi, lui vuole rivelare a noi il suo amore lì dove tu oggi sei, lì dove siamo ogni giorno. Così è piaciuto a lui farci vedere quello che re e profeti avrebbero voluto vedere, ascoltare quello che re e profeti avrebbero voluto ascoltare e non hanno potuto ascoltare. Che cosa? Il mistero nascosto agli angeli, il mistero dell'amore infinito di Dio che si fa carne, che si fa Messia in carne e ossa, cioè Salvatore, cioè unto del Padre per accoglierti, perché tu possa accettare tutto della tua vita, tutto della tua persona, le tue contraddizioni, le tue debolezze, quelle degli altri, lasciandoci cadere giorno dopo giorno nel suo amore. Questo è l'avvento, questa è la vita cristiana. Allora, accogliamo la nostra vita come un cammino che ci conduce a questo limite che ci separa dal vuoto. Cioè, accettiamo i fatti, anche dolorosi, anche malattie, anche apparentemente ingiusti, forse ingiusti, che però ci mostrano quello che veramente c'è nel nostro cuore, nel nostro orgoglio, che lo purificano. Allora l'avvento per noi oggi significa l'umiltà, che è verità. Se questo tempo di avvento, con i sacramenti, con la confessione, con la preghiera, lascio con i miei abbracci, sperimenterò la stessa gioia, la stessa esultanza nello Spirito Santo di Gesù, che è la stessa gioia del Padre, cioè che noi come bambini piccolissimi accogliamo tutto dalle mani di nostro Padre come un regalo inaspettato. Avete presente quei bambini quando gli fanno dei regali, se loro rimangono con quelle facce così? Ecco, questa è la gioia del Padre, che tu possa accogliere tutto come un dono, anche la croce, dove si rivela l'amore di Dio, ciò che umilia il tuo uomo vecchio, lo uccide e ti fa rinascere con Cristo a vita nuova. La croce come il regalo più grande, quello che nessuno ha potuto vedere e può vedere oggi. Sono gli occhi di un bambino piccolissimo che ha sperimentato la vanità di ogni cosa nella vita, può accogliere tutto con semplicità, umiltà e gratitudine. Questa è la gioia del Padre, la gioia del Figlio e la tua e la mia gioia, che possiamo sperimentare in questo avvento.